Bentornati su technology.net, io sono Federico, questa è la puntata di ottobre della nostra rubrica di gaming per dispositivi Android. Per il prossimo mese 500 like. Per il bonus, questo mese 3 giochi, abbiamo scelti veramente dei giochi molto, molto easy, molto facili, insomma dei giochi abbastanza casual. Magari il prossimo mese al 500 like andremo a scegliere dei giochi un po' più complessi, magari portandovi anche dei gameplay leggermente più lunghi. Comunque vediamo, vi chiediamo come al solito di condividere e di spolliciare e cominciamo. Primo gioco della giornata è Data Wing. Voi sarete una specie di shuttle stilizzato rappresentato da una freccetta e dovrete percorrere dei percorsi, scusate il gioco di parole, dovete compiere dei percorsi raggiungendo dei ovviamente le direttive che il gioco vi darà. Dei percorsi andranno completati in un determinato lasso di tempo, dei percorsi andranno completati per primo, quindi saranno delle sorte di gare, invece dei percorsi semplicemente saranno a giro libero e quindi voi dovrete misurarvi con voi stessi per raggiungere il prima possibile. L'obiettivo si curva a destra e a sinistra tappando sulla destra e sulla sinistra dello schermo e si frena premendo ovviamente con entrambi i pollici. Per il resto è un gioco fatto benissimo, con una grafica molto bella. Non è facile, ma se ci prendete la mano è un gioco molto interessante. Il secondo è Just Smash. È una sorta di Fruit Ninja, solo che avrete una mazza da baseball e dovrete distruggere gli oggetti in arrivo. Secondo me è molto carino, rinnova un po' il solito appunto Fruit Ninja. Ovviamente andando avanti con i livelli e quindi con i vostri obiettivi, non ci sono dei veri e propri livelli ma semplicemente c'è il calcolo di quanti oggetti riuscirete a distruggere consecutivamente. Ebbene, andando avanti con il vostro percorso verso il vostro record personale otterrete sempre nuovi oggetti da distruggere. Questo è abbastanza simpatico, un gioco semplice da giocare anche per pochi secondi, e appunto il fatto che sia così casual ovviamente è la sua forza. L'ultimo è Another Weird Platform 3. Non è altro che il classico gioco con lo stickman, quindi con l'omino stilizzato, un platform dove potrete saltare e scivolare, oltre che correre, attaccarvi alle pareti per rimbalzare tra le pareti stesse, evitare ostacoli, saltare, scivolare, insomma un gioco classico in stile platform. Secondo me è fatto molto bene, gira abbastanza bene e la sua forza sta ovviamente nella grafica minimale. Andando avanti con i livelli diventa sempre più complicato e diventa sempre più difficile superare i livelli. Questo ovviamente è un gioco un po' più arco rispetto agli altri due, ma ci è piaciuto tantissimo. Quindi tre giochi, speriamo vi siano piaciuti, vi ricordo di mettere like qua sotto e di condividere il video, e sempre qua sotto trovate il link per scaricarli. Un saluto e alla prossima da Federico per technology.net.